Ed è una decina d'anni che la comunità, le istituzioni della comunità trentina hanno lanciato l'obiettivo di fare del Trentino una regione europea della conoscenza. E io mi ricordo perfettamente che una decina di anni fa, passa poco, c'erano molti sorrisi, molti ridacchiavano su questo obiettivo. Ricorderemo anche commenti scettici, anche di alcuni salotti buoni su questo obiettivo. Adesso nessuno ridacchia su questo obiettivo. Adesso i cambiamenti globali, dei quali pure è stato parlato oggi, da un lato, e dall'altro i risultati del sistema trentino non consentono, credo, a nessuno di ridere su questo obiettivo, perché lo si percepisce come un obiettivo alla portata, un obiettivo che appunto ha dato grandi risultati, e i risultati sono quelli della scuola, del test PISA, fino ai grandi risultati ottenuti dall'università, i grandi risultati dei nostri enti di ricerca, in particolare nel campo dell'ICT con l'Istituto Europeo di Tecnologia. Rappresentiamo da soli l'Italia dentro questa avventura, questa scommessa, ne siamo orgogliosi. Bisognerà pure anche coinvolgere un po' di più anche la comunità su questa cosa, deve sentirla la comunità questa come una sfida importante, di portata storica per quello che potrà produrre per la nostra comunità. Ecco, che cosa io come impegno dell'istituzionale mi devo assumere e voglio assumermi? L'impegno è che in questi ultimi 3 anni, quantomeno per quanto mi riguarda, della legislatura, noi dobbiamo consolidare questi risultati e dobbiamo nel contempo fare un nuovo allungo, dobbiamo accelerare il passo in alcune direzioni. Una è la direzione del sistema trentino dell'alta formazione della ricerca. È un progetto, un po' più di un progetto, sta realizzandosi, ma insomma il sistema dell'alta formazione della ricerca. Secondo, l'allungo che dobbiamo fare riguarda proprio la scuola superiore, e quindi il ragionamento di oggi è un tassello importante di un disegno che è molto più ampio. Terzo allungo riguarda le imprese che naturalmente devono partecipare a questa avventura, già lo fanno, ben inteso, ma insomma devono cogliere da questo sforzo corale della comunità una linfa per rigenerare se stesse, riposizionarsi rispetto a un mercato che appunto, come avete detto stamattina, cambia moltissimo. Imprese trentine e imprese globali che possono vedere nel Trentino un terreno fertile per innestare progetti, per fare ricerca, per testare delle produzioni, dei programmi, dei progetti. Insomma, creare valore per noi significa fare queste cose qua. E siccome dobbiamo creare valore, perché se no anche la qualità sociale del Trentino senza un surplus di produzione di valore non riusciamo più a sostenerla, perché non può esistere una comunità per più di qualche generazione che può far coesistere qualità sociale con scarsa crescita, questo è il punto. Se questo è lo scenario, allora oggi, ripeto, avete definito un tassello importante di questa strategia, che riguarda l'ideazione di un istituto tecnico di nuova concezione in un campo importante che è quello che avete definito oggi dell'informatica, con l'accezione nuova della quale avete parlato naturalmente. Allora, qui credo che ci siano alcuni profili. Il primo è un profilo di tipo didattico che ovviamente spetta alla scuola e rispetto al quale noi come istituzione vogliamo garantire ogni supporto e ogni forma di sostegno, nel rispetto naturalmente di un ambito che è quello della scuola, di una scuola che si mette in rete, di una scuola che non è autoreferenziale, e anche su questo credo avete dato dei segnali molto belli e molto importanti. Questo profilo didattico riguarda i contenuti, riguarda anche i metodi didattici, sono fondamentali, e anche qui voi potete diventare un laboratorio per altre esperienze scolastiche, per altre scuole, perché è vero che non si possono insegnare contenuti innovativi con metodi antiquati, non c'è dubbio.
Profilo didattico riguarda anche la individuazione di strumenti e di metodi per coltivare le eccellenze, perché la scuola inclusiva che noi vogliamo non deve necessariamente essere la scuola che non valorizza i talenti che corrono di più. Questo è un altro, e anche qui voi potete fare una esperienza di laboratorio molto utile per altri indirizzi, per altre scuole. Non è sufficiente ragionare sul segmento della scuola superiore. Questo approccio nuovo alla cultura tecnica, alla propensione alla tecnica e alla scienza deve naturalmente iniziare molto prima. E non può essere solo un discorso che riguarda la scuola. Qui io dico che qui, no, quando abbiamo deciso di costruire a Trento il nuovo Museo delle Scienze, MUSE, molti anche lì forse non hanno colto fino in fondo il senso di quella roba lì. Quello non sarà un museo nel quale si va a vedere una mostra. Quello per noi deve essere un luogo nel quale la comunità, soprattutto i ragazzi e i giovani, si avvicinano alla tecnica e alla scienza in un modo che incuriosisca, in un modo che faccia cultura, che crei mentalità, e per questo quello deve diventare, nell'area Michelin, uno dei luoghi da mettere in rete nelle esperienze educative, formative e perché no anche di impresa del Trentino. Io credo che anche qui noi potremo in Trentino, e anzi dovremo in Trentino, dimostrare come si possano abbattere i muri, perché non si può creare cultura dell'innovazione se prevale la conservazione delle canne d'organo, degli strumenti, degli orticelli, dentro e tra le istituzioni formative, culturali, scientifiche. È una sfida importante questa. Quel percorso lì, dopo la maturità, ma perché non può essere un percorso condiviso? Perché bisogna mantenere i muri? E io penso che noi dovremmo demolire i muri. La mia parola d'ordine che mi dico ogni mattina è che noi dobbiamo destrutturare per riaggregare. E bisogna destrutturare i muri che separano le discipline, che separano le classi, che separano università da formazione scolastica, università da ricerca. Questa è una grande azione di riposizionamento di tutti i fattori che abbiamo per le mani, e questa può essere una delle occasioni, come naturalmente l'Istituto Europeo di Tecnologia è un'altra occasione importante per questo. Quindi questo è il profilo didattico, insomma, che noi seguiremo con molta attenzione e che vi esortiamo a approfondire, a decidere e anche a proporre poi alla provincia per l'adozione di tutte le misure che possano consentire le soluzioni più innovative. Non bisogna che ci accontentiamo di nulla che sia meno ambizioso di una piccola rivoluzione da questo punto di vista, perché questo è il senso del percorso di oggi. Poi naturalmente c'è un profilo di territorio che riguarda tutti, e il profilo di territorio chiama in causa quel concetto, caro Fausto Giunpiglia e a tutti gli altri che lavorano in questo settore, che è un po' il Trentino come laboratorio, cioè è veramente, non è possibile che nasca una filiera di eccellenza in questo campo sul profilo formativo se il resto del Trentino non percepisce di dover essere lui stesso un laboratorio. Quindi il Trentino come laboratorio, con le sue reti ma anche con i suoi talenti sociali, culturali, ambientali, con le sue vocazioni, anche con la sua pubblica amministrazione, che nel campo dell'ICT deve diventare sempre di più soggetto che crea una domanda di innovazione per consentire alle imprese locali o non locali di rafforzarsi qui e poi di andare per il mondo a fare business, naturalmente, ben inteso mantenendo saldamente la sede fiscale qui da noi. C'è poi un terzo ed ultimo profilo con il quale concludo, che è il profilo logistico. Quello spetta più a noi, no? E qual è il profilo logistico? Io credo che è talmente ambizioso questo progetto, qui come in altre realtà, non a caso mi riferivo a Rovereto e al Marconi, è talmente ambizioso che anche i muri, che pure non sono la cosa fondamentale,
perché sono le persone la cosa fondamentale, ma anche i muri hanno la loro importanza e dunque io penso che una comunità che scommette per i prossimi decenni su queste piste di lavoro possa anche permettersi di organizzare dei poli logistici dentro i quali ospitare anche fisicamente l'istruzione tecnica, pezzi di formazione universitaria, pezzi di ricerca e soprattutto pezzi di attività di impresa.